Purtroppo gli episodi di violenza nei confronti degli arbitri, specialmente nel mondo dilettantistico, non tendono a diminuire. Anche l'Irpinia nei mesi scorsi è stata vittima di episodi tutt'altro che piacevoli nei confronti dei direttori di gara. A novembre, a Sperone, un arbitro è stato colpito da un calciatore dopo un'ammonizione. In merito a queste situazioni, che non hanno nulla a che vedere con quella che è l'essenza dello sport, è intervenuto il presidente dell'AIA Avellino, Saverio Zaccaria. Il fenomeno della violenza sugli arbitri penso che sia un male che riguarda molto il calcio dilettantistico. Ritengo che il problema fondi le sue radici in ottica fin dalle origini. La figura dell'arbitro qua deve essere il garante delle regole, e questo si deve far capire ai calciatori, cosa che è molto difficile far capire. Presidente, come si fa a sradicare questa cultura negativa? Tentare anche nelle scuole, far capire che l'arbitro è una figura deve essere il garante delle regole, della correttezza, non so, partire anche da questo. Io che posso dire, negli ultimi anni la mia sezione ha subito diversi episodi di violenza, giustamente determinando forti ripercussioni psicologiche sulle vittime, sugli arbitri, che quasi volevano smettere. E poi grazie a noi, alla nostra, convincere i ragazzi, sono rimasti, insomma.